Ben ritrovati sul canale, sono Fani e in questo video volevo condividere con voi alcune esperienze personali e eventualmente molto discutibili su come faccio io a risparmiare su un progetto fai da te, perché credo che sia la domanda che tutti ci facciamo quando ci mettiamo a fare un progetto. Quanto mi costerà il progetto? Come faccio a risparmiare sul materiale, risparmiare tempo e risparmiare soprattutto soldi? Vediamoli insieme. Per rispondere a queste domande io procedo sempre per step, quindi inizio con la progettazione, la scelta del materiale, la quantità di materiale comprare, quindi quanto materiale devo comprare. Ultimo, ma non meno importante, come progettare il taglio del materiale e la lavorazione finale. Tutto questo in modo da evitare al minimo gli errori, evitare al minimo gli scarti, quindi risparmiare soldi e tempo. Iniziamo con la prima fase, la progettazione. Penso sempre a quello che voglio realizzare, inizio a buttare giù uno schizzo su un foglio di carta, prendo giusto quattro misure per avere un'idea di quello che voglio fare e come lo vorrò fare e poi riporto tutto su SketchUp. SketchUp è un software che si trova online, completamente gratuito, c'è anche la versione pro, ma per chi si occupa di fai da te come me va benissimo, la versione free è abbastanza facile da utilizzare e io lo utilizzo perché mi permette di creare il manufatto o il mio schizzo in modo tridimensionale e preciso. In questo modo io avrò le esatte dimensioni del progetto e di quello che voglio realizzare al millimetro. Qualcuno vecchio a scuola dirà: "Eh, ma sì, ma io mi trovo bene col foglio di carta, sì, ma io vado a spanne", ok? Però personalmente, per esperienza personale, quando io vado a spanne, per modo di dire, comunque dico, c'ho il progetto in testa, vado e realizzo quella cosa lì, ci metto sempre tre volte tanto a realizzare il progetto e non, magari mi sfuggono cose basilari, particolari che se avessi fatto un progetto su carta, o meglio ancora su SketchUp, avrei visto immediatamente prima di realizzare il progetto, quindi avrei risparmiato tempo. Quindi ad esempio può essere lo spessore, se io devo realizzare un cassetto come questo, SketchUp lui mi calcola lo spessore del materiale, quindi io avrò le quote già al netto dello spessore. Oppure posso anche decidere, sempre nel caso del cassetto, se fare la giunzione in questo modo, quindi così di costa, oppure così. Quindi in base a come decido di giuntare i cassetti, io avrò delle misure differenti. Oltretutto, disegnare su SketchUp, o comunque può essere anche Fusion 360, quello che è, aiuta a vedere in tridimensione il progetto che avevamo in mente. Quindi possiamo già capire a colpo d'occhio se è come l'avevamo immaginato o se c'è qualcosa da aggiustare, se c'è qualcosa che non funziona. Quindi questo vuol dire risparmiare davvero tantissimo tempo dopo, durante la realizzazione del manufatto. Oltretutto, una volta realizzato il progetto su software, noi abbiamo le misure precise al millimetro di ogni singolo componente che ci servirà per il manufatto. Quindi noi andremo già pronti, spediti, precisi con le misure al millimetro. Quindi un grandissimo risparmio di tempo. Altro step. Dopo questo, dopo la progettazione, è la scelta del materiale. Ci sono mille, mila materiali in giro. La domanda che mi faccio quando devo scegliere il materiale è: dove andrà il manufatto? Andrà all'interno o andrà all'esterno? Sarà nascosto o sarà ben in vista? Sarà in un laboratorio, quindi la finitura sarà quello che è, o mi serve in casa o per un cliente, quindi deve venire fuori bello preciso. In base a questo io mi oriento un pochino su che materiale scegliere. Ad esempio, se io so che devo fare un manufatto per il laboratorio e sarà all'interno, in un locale chiuso, non vado a comprare il multistrato Okume Marino che costa tre volte tanto quello normale perché resiste all'umidità, non mi serve, quindi potrò risparmiare soldi e comprare del multistrato normale. Al contrario, se so che andrà all'esterno, magari metto già in conto di dover comprare dell'impregnante, perché se magari non metto un manufatto all'esterno e non lo proteggo, dopo poco tempo sarà da buttare, quindi avrò buttato comunque via soldi. Una volta che abbiamo disegnato il nostro progetto, una volta che abbiamo scelto che materiale farlo, quindi come rifinirlo, che cosa usare, eccetera, eccetera, arriva la parte che secondo me è più complicata, cioè quanto materiale comprare. So che può sembrare una domanda stupida, però se ci pensate bene, quando noi facciamo un progetto e poi andiamo appunto sempre al nostro brico a cercare il materiale, troveremo sempre dei pannelli pretagliati in misure standard, 60 per un metro, 60 per 80, 50 per 80, però se a noi ci servono delle misure precise, è probabile che noi andremo a spendere un sacco di soldi per dei pannelli che
per starci dentro con le misure e poi avremo un sacco di scarto inutile e spenderemo un sacco di soldi. Ovviamente la spesa minore sarebbe comprare un pannello intero, un foglio intero, invece che comprare il pretagliato. Un foglio intero però di solito sono da 2,5 metri per 1,5 metri e a meno che non abbiate un furgone e soprattutto il posto dove metterlo, che non è il mio caso in tutte e due, sarà un bel problema portarselo a casa. E qualcuno dirà, vabbè, che ci vuole? Prendo il pannello, vado e me lo faccio tagliare. Ok, ma come lo faccio tagliare? A spanne? Dico, ah guarda, mi servono 4 pezzi così e fai così, tagliamelo a metà, poi mi arrangio. Può essere una soluzione, certo, ma mettiamo caso che io devo realizzare 2, 3, 4 cassetti, tutti diversi. Come faccio a essere sicuro di ottimizzare il taglio in modo da non avere scarto o comunque limitare al massimo lo scarto e utilizzare al massimo questo pannello? Come faccio a essere sicuro di al ragazzo del taglio del legno o comunque sia quello che mi fornisce il pannello di come mi servirà il taglio? So che magari nei vari brico esiste anche il formato di taglio al metro quadro, quindi noi non ci interessa comprare il pannello, andiamo lì dal taglio del legno, diciamo mi serve un pezzo X per Y, mi serve un pezzo così, un altro così, e loro ce lo tagliano. Il problema è che questi pezzi al metro quadro hanno un costo che generalmente è il doppio che comprare un pannello intero. Perché? Perché ovviamente il brico tiene conto che deve scaricare lo scarto. Quindi se noi prenderemo un pannello da 1 metro per 1 metro al metro quadro, magari lo pagheremo, sto buttando le cifre a caso, 20 euro al metro quadro. Se invece compriamo un pannello da 2,5 metri per 1,5, magari quel pannello lo paghiamo 8 euro al metro quadro. Se ci serve un pezzo, vabbè, andiamo a comprarlo un metro quadro. Ma se ce ne servono 3, 4, 5, 6 metri quadri, cosa facciamo? È meglio risparmiare col pannello grosso, giusto? E ritorniamo sulla domanda precedente. Come faccio allora a capire quel pannello lì? Come farmelo tagliare? Guardando un po' in rete ho trovato un video di Controvena di qualche anno fa che parlava di un programma online, un software per ottimizzare il taglio. Io sono andato a cercarlo, praticamente questo programma qui adesso è esclusivamente a pagamento, quindi scartato, perché io sono nell'ottica del risparmio. Ne ho trovato bensì un altro, si chiama Catalyst Optimizer, non so se si pronuncia così. È un programma online, facilissimo da usare, gratis soprattutto. Permette di ottimizzare i tagli in base alle nostre esigenze, quindi i pannelli che ci servono e il materiale disponibile. Quindi può essere sia un pannello standard, che possiamo dire quello che andiamo a comprare dal brico, da 2,5 metri per 1,25, oppure se è un progetto più piccolo possiamo anche ottimizzare magari un pannello più piccolo che abbiamo in casa. Questo software, adesso ve lo faccio vedere, è veramente facilissimo da usare. L'unica pecca è che sulla versione free abbiamo solo 5 ottimizzazioni al giorno da utilizzare, quindi dobbiamo avere più o meno un'idea di quello che ci serve, però veramente è fantastico. Quindi adesso andiamo a vederlo brevemente insieme. Ok, prendiamo l'esempio dei cassetti che avete visto fino adesso sullo sfondo. Io li ho appunto disegnati su SketchUp, ho fatto una copia a colori e ho esploso il pezzo per avere tutte le quote. Adesso andiamo su Google e digitiamo Catalyst Optimizer. Come possiamo vedere, sarà il primo risultato della ricerca. Una volta trovato il software, come possiamo vedere, il mio è già impostato in lingua italiana. Se così non fosse, nelle impostazioni voi potete andare a selezionare, quindi questo qua è già un bel passo in avanti per noi, perché c'è anche la lingua italiana. Possiamo anche selezionare l'unità di misura, nel nostro caso appunto useremo i millimetri, e altre piccole particolarità. Il programma è veramente semplicissimo, come vi dicevo. Nella parte superiore vediamo che c'è pezzi, che significa inseriremo le nostre quote dei pezzi che ci servono. Nella parte pannelli inseriremo il materiale a nostra disposizione, quindi le dimensioni del materiale. Nelle opzioni possiamo dichiarare lo spessore della nostra lama, in questo modo il software calcolerà lo scarto della lama. In più possiamo anche aggiungere altre cose come la descrizione del pezzo, le quote e cose così. Bene, adesso siamo pronti per inserire i nostri pezzi. Io adesso vado a leggere le mie misure che mi sono segnato su SketchUp e le vado a inserire nella tabella dei pezzi. Quindi inizio subito magari con il fondo, inserisco larghezza, altezza, la quantità di pezzi che mi servono, nel mio caso adesso 1,
ed eventualmente posso anche mettere una descrizione del pezzo in modo da capire cosa andrò a tagliare. Faccio così con tutti i pezzi che vedete. Io li ho per semplicità e per una mia cosa personale, li coloro sempre, così quando vado a stampare il progetto so già a cosa riferirmi, quindi è solo un punto di riferimento per me. Adesso in questo caso ho inserito i due fondi perché i miei cassetti avranno misure diverse. Vado a quotare i frontali. In questo caso il mio frontale avrà le stesse dimensioni anche del pezzo dietro e quindi inserisco nella quantità 4. In questo modo non devo stare lì a inserire ogni singola misura. Se le misure sono standard e sono tutte uguali, mi basta variare la quantità del pezzo e il software si adeguerà di conseguenza. Bene, una volta finito di inserire tutte le misure dei miei pezzi, posso passare al pannello. Adesso ne prenderemo per esempio standard il classico pannello 2,5 m x 1,25 m che si trova in commercio, quindi la misura, diciamo, standard tra virgolette. Quindi io vado a inserire larghezza, altezza e quantità, metterò semplicemente 1, metto la descrizione pannello standard. A questo punto, che ho inserito che ho un pannello a disposizione e ho la mia lista di tagli che mi servono, posso cliccare su calcola. Il software, dopo pochissimi secondi, effettua già un primo ottimizzazione, lui andrà avanti magari cercando di ottimizzare in un modo migliore, ma di solito lo trova al primo colpo. In questo modo noi abbiamo a colpo d'occhio la lista di tagli, come possiamo tagliare i pannelli, quanto scarto ci avanza, eventualmente se ci dà fastidio togliamo la descrizione, però in questo modo noi abbiamo a colpo d'occhio appunto la lista del taglio e quanto scarto ci avanzerà da un pannello. Nel nostro caso adesso lo scarto è veramente tanto, quindi proviamo a diminuire le dimensioni del pannello per vedere se possiamo risparmiare qualcosa. Ok, diminuendo le dimensioni del pannello comunque noi riusciamo a tagliare tutti i nostri pezzi, avere meno scarto e il software in automatico fa un suo calcolo cambiando ovviamente la direzione dei tagli. Adesso se noi proviamo a cambiare ancora una volta le dimensioni del pannello, mettendolo ancora più piccolo, vedremo che il software ci dice che non riesce a ottimizzare tutto, quindi un pezzo non riesce a inserirlo nel taglio. Questo ci è utile quando abbiamo magari dello scarto del materiale che in casa più piccolo e sappiamo a colpo d'occhio che magari non ci basterà. Se io adesso però metto magari quantità 2, per esempio, invece che un solo pannello ne ho due, il software mi calcola il taglio sempre ottimizzato, quindi sempre col minor scarto possibile, però usando due pannelli. I numeri piccolini che vedete sono l'ordine di taglio da utilizzare, quindi il software vi dice anche che ordine seguire per tagliare. Inoltre possiamo anche ingrandire o diminuire le quote, possiamo colorare i pezzi, decolorare i pezzi, possiamo metterli in verticale, in orizzontale come c'è più a piacimento e la cosa più importante è che possiamo salvare il progetto. Per salvare il progetto ovviamente bisogna registrarsi, la registrazione è completamente gratuita, però una volta fatta possiamo scaricare il progetto in PDF e stamparlo comodamente, quindi potremo stampare sia il disegno che la lista dei tagli. Quindi questo ci permette di averlo sempre a portata di mano. Tutto questo è completamente gratuito. Vi ricordo comunque che potete fare 5 ottimizzazioni al giorno con la versione free. Ok, come abbiamo visto, utilizzando SketchUp e poi utilizzando questo programmino CutList, noi abbiamo colpo d'occhio una panoramica di quanto materiale ci servirà e il modo migliore per tagliarlo facendo il minor scarto possibile. Così possiamo andare diritti a comprare il legno sapendo già cosa ci serve e come farlo tagliare. In questo modo sapremo anche preventivamente quanto andremo a spendere quando andremo a comprare il legno. Un ultimo consiglio, non meno importante, è valutate anche i rivenditori di legname. Tenete conto che magari
Nei vari brico possiamo farci il giretto, andare lì a scegliere con calma il pannello che ci serve, mentre dal rivenditore noi dobbiamo andare già là con le idee chiare di quello che ci serve. Però se mettiamo in pratica tutto quello che ho detto fino adesso, noi andremo dal rivenditore con la nostra lista di tagli in mano, quindi gli diremo: guarda, mi servono questi pannelli qua, ta 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 ta. Ok, guarda, tagliami questo pannello qua in queste misure. Quindi sapremo già cosa fare. Lui saprà, ci vedrà come, diciamo, non come l'hobbista della domenica che dice vuole fare quattro tagli, ma uno già preparato e sarà più propenso ad aiutarci. Quindi magari anche nella scelta del materiale. Se invece in zona non avete rivenditori, io ho trovato un paio di siti online che sono veramente interessanti e disponibili. Uno in particolare vi fa anche un preventivo personalizzato per voi. Quindi se gli date la lista dei tagli che vi servono, loro stessi utilizzano un software per ottimizzare i tagli, quindi vi lasciano un preventivo completo del materiale che vi serve. Adesso non sto qui a dire costa meno al brico, costa meno al rivenditore. Generalmente dovrebbe costare meno dal rivenditore di legname. O comunque sia, la qualità sarà sicuramente maggiore, perché ovviamente al brico personalmente non è che si trova proprio la prima scelta, di legname, anche se ce lo fanno pagare uguale. Quindi valutate anche l'opzione di andare da un rivenditore di legname. Bene, facendo un breve riassunto generale di tutto quello che ho detto fino adesso, ricordatevi sempre che è molto importante la progettazione di quello che dovremo fare, la scelta del materiale che ci servirà, la quantità di materiale. La scelta della quantità di materiale sarà utile tramite la progettazione e il programmino come catalyst o qualunque cosa volete fare. Tutto questo ci aiuterà a avere le idee chiare su quanto andremo a spendere, ma soprattutto a come spendere il meno possibile. Se il video vi è stato utile, vi invito a mettere mi piace, a commentare qui sotto, a dirmi cosa ne pensate. Se siete contrari a quello che ho appena detto, fatemelo sapere qui sotto, argomentate. Questa è solamente una mia opinione di come faccio io, quindi spero comunque che vi sia utile. Vi invito ad iscrivervi al canale e a spuntare la campanella per non perdervi tutti i miei video. E inoltre vi invito a seguirmi anche sui social come Facebook e Instagram, dove pubblico giornalmente magari storie su quello che sto facendo in laboratorio, o cose che magari qui nel canale neanche vedrete mai. Io non ho più niente da dirvi. Ci vediamo al prossimo video. Buon fai da te!